L'argomento della serata è la presentazione del nuovo assessore, il dottor Nicola Sanfilippo. Presenteremo adeguatamente il dottor Nicola Sanfilippo, però prima io chiedo a Mauro di spiegarci perché questa scelta. La scelta, innanzitutto, grazie a tutti, buonasera, siete sempre in molti partecipi e io vi ringrazio. Allora, noi abbiamo già presentato la nostra compagine assessoriale definitivamente ieri sera. L'avevamo detto. Questo è il bello della diretta. Non so se siamo in diretta. Sì, no, questo è il bello della diretta. Abbiamo ripetuto ieri sera quella della compagine assessoriale. Francesco Alberghina è il nostro vice sindaco. Poi abbiamo con noi la dottoressa Catalano, che è una eccellente cardiologa del nostro ospedale Chiello. Poi abbiamo il nostro Massimo, che ha condiviso con noi il progetto sin dall'inizio. Presentiamo per ultimo, in ordine cronologico, Nicola Sanfilippo. Nicola è la ciliegina sulla torta di questa compagine assessoriale, che noi abbiamo fortemente voluto per ciò che lui rappresenta. Nicola è innanzitutto un ex colonnello della finanza, e noi abbiamo sempre detto che la legalità sarà il principio primo cui dovrà ispirarsi la nostra azione amministrativa. Ma è un colonnello della finanza in pensione, adesso fa altro, insomma. Nicola è il presidente del consiglio di amministrazione del Sicily Outlet Village di Dittaino. Non c'è bisogno di precisazioni. Voi sapete cos'è l'outlet di Dittaino nel nostro territorio, cosa rappresenta in termini di realtà economica e quanti benefici ha apportato al nostro territorio. C'è tantissima gente che fa l'altro, anche di piazza, devo dire, tantissima gente che lavora lì. Che io sappia, ci sono, diciamo, delle prospettive di crescita sempre maggiori, che ovviamente non ci possono fare che piacere. Nicola è una persona che ci potrà tanto aiutare in determinati ambiti che sono cruciali per quella che sarà l'azione amministrativa che noi svolgeremo nei prossimi 5 anni. Mi riferisco a sviluppo del territorio, mi riferisco a turismo, mi riferisco ad attività produttive. Per quello che svolge, per quella che è la sua esperienza, per quella che è la sua levatura, devo dire, nazionale, forse internazionale. Io dico soltanto questo perché poi è chiaro, non devo tediarvi parlando io, deve parlare lui, e oggi abbiamo il piacere di averlo in modo da poter approfittare, insomma, dei suoi suggerimenti, consigli, ma dalla prossima settimana potremo farlo con più frequenza, con più piacere, con più solerzia. Bene. Allora, dottore Sanfilippo, io innanzitutto le volevo chiedere cosa ha pensato quando le hanno fatto questa proposta. Allora, la proposta mi ha onorato da un certo punto di vista. L'idea è quella di mettere a disposizione la mia esperienza. Io ho esperienza, chiaramente, l'ha già detto il sindaco, ventennale nella Guardia di Finanza. Sono andato via già da qualche anno, ma questa è un'esperienza che serve. Mi ha consentito di conoscere la pubblica amministrazione dal di dentro e, ahimè, in taluni casi anche dal di fuori. E quindi questo è importantissimo, dare immediatamente questa impronta di forte legalità a questa amministrazione che partirà, che è fondamentale. Dopodiché c'è invece la mia seconda vita, che è quella che ho fatto negli ultimi 11-12 anni e che è quella di manager di un grande gruppo imprenditoriale operante nel settore dell'immobiliare, l'immobiliare commerciale, e in particolare della presidenza del Sicily Outlet Village SRL, prima SPA. L'abbiamo realizzato, l'abbiamo costruito, dal lavoro a quasi 1000 persone, ma soprattutto attraverso una pianificazione, una programmazione, devo dire, molto accurata, abbiamo portato decine e decine di migliaia di turisti che oggi vanno in Sicilia e che vedono nel Sicilia Outlet Village una meta, e stiamo parlando di un complesso commerciale. Immagino che
una pianificazione altrettanto attenta e con una programmazione altrettanto studiata, una città come questa, che è unica nel suo genere, che ha una cosa unica al mondo, non dimenticatelo, voi avete una cosa unica al mondo, non ce l'ha nessuno. Agrigento c'ha i templi, un'altra città c'ha la... voi avete una cosa che non c'ha eguali al mondo. Tutto questo, con una pianificazione, con una programmazione intelligente, può diventare veicolo per far arrivare gente qui, ma gente di qualità. Lasciate perdere il turismo di massa, lasciatelo a Rimini, a Riccione, lasciatelo a questi posti. Qua ci vuole un turismo di qualità, un turismo di livello culturale, intellettuale, diverso, un turismo anche economicamente più importante, questo serve a tutti ovviamente, non il turismo mordi e fuggi delle 24 ore. Ecco, come si fa? Come si ci arriva? Si ci arriva attraverso pianificazione e programmazione, si arriva attraverso applicazione, determinazione di principi che poi devono valere per tutti, coordinamento tra le varie attività, perché ecco, questo è un grosso problema siciliano. Lo scoordinamento vige sempre, ecco, no, qua dobbiamo cercare di essere coordinati, le attività commerciali, le attività imprenditoriali, le istituzioni, tutto deve convergere verso permettere, cioè Piazza Armerina al centro dell'attenzione. Credo che sia importante anche parlare di rete sul territorio. Beh, la rete la fai così, noi teniamo conto che avete la Villa del Casale, ma avete un panorama strepitoso, avete un ambiente magnifico, avete i boschi, avete le campagne, avete le colline, non vi manca nulla, avete anche altre bellezze, perché poi il centro storico di Piazza Armerina è una chicca, è un gioiello che può essere benissimo mostrato a tutti. Lavorando insieme si può giungere a un obiettivo comune, che è quello di alzare il livello culturale e turistico di questa città e portarlo a quello che è il suo posto di diritto. Insomma, Piazza Armerina è una città che ha una storia lunghissima, sapete, la conoscete meglio di me, è la vostra città, non possiamo relegarla a una succursale della provincia di Enna, deve essere centrale, deve essere importante, è un comune di fondamentale importanza, va riportata ai vecchi fasti. Bisogna pianificare e programmare. Perché la domanda, perché ho accettato? Perché mi piace pianificare e programmare. E a proposito di pianificazione, a proposito di pianificazione, ad esempio all'outlet si pianificano degli eventi. Sì, sì. Ecco, come possiamo trasferire la stessa cosa in una città come Piazza Armerina? Allora, gli eventi sono importanti, perché gli eventi sono quelli che ti portano all'attenzione del grande pubblico, che poi ti consente di ricordarsi quella location e poi di tornare. Noi l'abbiamo fatto per tanti anni all'outlet, ricorderete, ci sono state stagioni dove facevamo concerti, cioè cosa servivano i concerti? Servivano a fare in modo che la gente venisse per la prima volta all'outlet e poi, ah che bello, magari ci torno, e tornavano. Questo è quello che dobbiamo fare qua, organizzare delle cose importanti che attirino gente che magari a Piazza Armerina non c'è mai stata, non solo diciamo turisti, ma anche siciliani stessi che non ci sono mai stati. Questo si fa attraverso una secondo me pianificazione, ma soprattutto uno studio attento. Non tutti gli eventi possono essere fatti, certo. Non tutti gli eventi vanno bene, bisogna calarli nella realtà dove siamo, vedere quale può essere di maggiore effetto e seguendo anche le tracce, perché poi si può anche copiare quando le cose fatte bene da altri riescono, come altri comuni, come penso al Couscous Fest a San Vito, che io partecipai alla prima edizione, c'erano quattro gatti, adesso ha 700.000 presenze, e così Castelbuono. Ci sono degli esempi virtuosi che Piazza Armerina può seguire con le proprie caratteristiche, perché poi le caratteristiche sono completamente diverse ovviamente. Quindi studieremo un programma che possa svilupparsi in 5 anni, portando anche degli eventi che possono diventare degli appuntamenti periodici, annuali. La gente deve sapere che c'è questo evento. Anche per destagionalizzare il turismo. La destagionalizzazione del turismo è un grande problema, si può fare, bisogna però che poi le strutture ricettive siano aperte tutto l'anno,
bisogna che siano adeguate le strutture, ma che anche la viabilità faccia la sua parte, perché se poi io d'inverno devo fare una strada che mi crolla, non ci vengo a Piazza Merino, non ci vado da nessuna parte. Insomma, bisogna, quello riprende un po', richiede anche le forze esterne che devono partecipare a questo sforzo, quindi a livello regione, a livello provincia, eccetera. Però si può fare, si può cercare di allungare questi tempi e far vivere una città di questo spessore, non dico tanto, ma almeno per 7-8 mesi l'anno quantomeno, certo. Questo sì, si può fare. Questa sarà sicuramente importante. E aumentare anche lo stazionamento dei turisti qua, utilizzando anche la vicina Morgandina, voglio dire. Il connubio, ripeto, il turista rimane qua se ha qualcosa da fare, qualcosa da vedere, se no se ne va. Allora, la Villa del Casale è importantissima, il centro storico è importantissimo, ma non bastano da soli a tenere. Voi avete dei vicini di casa che hanno delle cose belle, perché la dea di Morgantina, gli scavi di Morgantina sono delle cose belle. Unire le forze consente a tutti di vivere. Non immaginate, non fatevi prendere dalle gelosie o dai campanilismi. Non è che la gente, perché noi pompiamo anche la via di Morgantina, andrà necessariamente solo a vedere, no, verrà a vedere la Villa del Casale, rimane una notte e poi il giorno dopo si va a vedere la via di Morgantina e Morgantina, ma rimarrà a vivere una giornata, due giornate qui. Gli albergatori avranno dei pernotti, i ristoratori la stessa cosa, funziona così. Non è Venezia, dove non basta una settimana per girarla tutto Roma, è Piazza Armerina. Dobbiamo tenere la gente qui, come facciamo a tenerla? Gli dobbiamo dare qualcosa da vedere. Approfittiamo, ne sfruttiamo il territorio circostante e confinante, perché no? Certo. La Sicilia, fra le altre cose, è una delle regioni dove i turisti vengono a visitarla, ma poi non ritornano, mentre in Toscana, in Puglia, in altri posti, le persone ritornano più spesso. Uno dei problemi che dovremmo affrontare sarà proprio questo, non solo fare venire la gente, ma farla sentire veramente bene quando viene in una città come Piazza del Venere. E forse dobbiamo essere più ospitali. Dobbiamo essere più ospitali, sicuramente. Pensare un po' meno all'interesse immediato, vedere un po' più a lunga scadenza. Questo forse bisogna che un po' tutti qua facciano questo sforzo. Però no, contiamo di farcela, vero Sindaco? Ad allargare i confini. Assolutamente, siamo qui per questo. Mauro, ci ricordi un pochettino quali sono i punti essenziali proprio che hai tracciato nel programma per quanto riguarda il settore turistico? Ma allora, noi siamo partiti innanzitutto da un'idea di fondo che io ho esposto altre volte. Ossia che che parte anche da uno spunto di un nostro tecnico che abbiamo sentito in occasione di un incontro che abbiamo fatto proprio qui al Comitato. In sostanza ci si spiegava che, a differenza di quanto non accadesse una volta, quando era possibile creare ricchezza anche all'interno di un circuito chiuso cittadino, perché il piccolo artigiano faceva il servizio al commerciante, poi magari andava a comprare l'abbigliamento dal commerciante, magari entrambi poi andavano dallo stesso ristoratore e quant'altro. Quello è un circuito chiuso che anche all'interno di un ambito ristretto locale riusciva a creare ricchezza. Adesso questo ovviamente non è più possibile, perché la competizione non è più tra l'artigiano che sta in via X e l'artigiano che sta in via Y, così come il commerciante che sta in via X. La competizione ormai è globalizzata, è globale, cioè io posso acquistare un prodotto a Piazza Armerina, ma lo posso acquistare anche su Amazon, quindi ci rendiamo conto della differenza. Posso acquistare un prodotto in un centro commerciale, posso sfruttare questi grandi colossi che ovviamente mettono in fronte. La prospettiva, a mio avviso, io non sono un tecnico, diciamo, è una proposta tecnica che mi veniva suggerita. Mi si diceva giustamente, ma è un argomento che io condivido, ma ovviamente su questo sarà Nicola a dettare la linea. La competizione ormai è tra territori e quindi occorre creare, diciamo, un brand sostanzialmente. Noi dobbiamo utilizzare le peculiarità del territorio di Piazza Armerina sotto tutti i profili, e Nicola ce n'ha poc'anzi, l'ambiente, la storia, le tradizioni, la cultura, per vendere in sostanza un prodotto. Io ho sempre fatto l'esempio del ragusano. Il ragusano che ormai è diventato in sostanza la terra di Montalbano.
perché ha avuto la fortuna di avere Camilleri, che ha scritto questo fantastico romanzo, per cui è riuscita a valorizzare, mettendo in rete dei singoli posti, che poi sono Punta Secca, Ragusa, Scicli, eccetera, quelle ormai sono le terre di Montalbano, in sostanza, che hanno avuto grandissimo beneficio, diciamo, da questo tipo di proposta unitaria. Ma lo stesso vale, che ne so, per il pistacchio di Bronte, per il cioccolato di Modica e quant'altro. Noi dovremmo, forse, in prospettiva, forse anche cominciare a ragionare in questi termini. Questa è una visione, un punto di identificativo, cioè valorizzare quelle che sono le peculiarità del nostro territorio in modo da creare una sorta di brand da poter esportare, tra virgolette. Questo è chiaro, che significa anche che chi svolge attività deve avere la lungimiranza di potersi mettere in rete, di capire che da soli non si va da nessuna parte. Cioè bisogna consorziarsi, unirsi, perché il prodotto di una determinata categoria deve vedere uniti tutti i partecipi di quella categoria per poter sponsorizzare quel prodotto, perché farsi la lotta tra singoli all'interno di un singolo territorio non ha ovviamente senso. Per quanto riguarda poi l'aspetto locale, ora è chiaro che la Villa Romana è il nostro punto di forza, ma Nicola dice cose sacrosante, cioè io sono stato alla Villa Romana, ci vado spesso anche in campagna elettorale, sono stato più volte, noi abbiamo un livello di ingressi che è veramente spaventoso, 400-500 mila ingressi l'anno sostanzialmente. C'è stato soltanto un periodo di crisi che è stato dovuto ai lavori di rifacimento, in sostanza ne parlavo con l'imprenditore, cioè, quello è stato un periodo abbastanza difficile. È chiaro che però Piazza Armerina non può andare avanti soltanto con la Villa Romana, perché sennò come funziona? Che questi turisti che vengono da fuori vengono a Piazza Armerina, vanno alla Villa Romana, vanno in un'ora e mezza, perché il tuo operatore in un'ora e mezza tu mi insegni deve portarli in un'altra parte perché c'è un appuntamento altrove, vanno a mangiare nel posto prestabilito che è uno dei vari locali di ristorazione che abbiamo a Piazza Mini, e se ne vanno immediatamente. Quindi ovviamente ha ragione Nicola quando dice, se noi non creiamo le condizioni perché a Piazza si possa rimanere a vedere e a fare qualcosa, è chiaro che noi non riusciamo a tenere la gente a Piazza. Che nel passato, ma guarda, anche un pernottamento, anche un pernottamento già sarebbe una cosa eccezionale. Se noi riuscissimo a portare 500.000 persone che vanno alla Villa Romana, anche per una notte in più a Piazza Armerina, tu immagina che benefici potremmo avere. È chiaro che noi dobbiamo avere anche in centro storico, perché giustamente dice Nicola, centro storico è fondamentale, un attrattore importante. Quindi quando noi parliamo di biglietto unico con la Villa con Morgantina, sono d'accordo, però per certi versi il biglietto unico forse potremmo farlo con il centro storico, sì, di Piazza Armerina, perché nel centro storico di Piazza Armerina, se noi riuscissimo magari a creare poi il museo di Palazzo Trigona, rimettere in moto il SIMP, il sistema museale di Piazza Armerina, quindi la Pinacoteca, Teatro Garibaldi, il Museo della Lega Zolfatà, il Museo del Contadino, noi abbiamo tantissime di queste cose. E chiaramente avessimo una sorta di sinergia, di collaborazione dalla diocesi che ci consentisse di tenere le chiese aperte, magari sfruttando delle cooperative di ragazzi, in modo si può studiare, è chiaro che a quel punto tu crei un circuito virtuoso. Ma ci sono anche diversi turismi. Ovviamente, Nicola diceva benissimo, non è che il turismo è soltanto delle persone che vengono alla Pinacoteca o alla Villa Romana, beh c'è anche il turismo ambientale, noi abbiamo dei boschi straordinari, però dobbiamo creare i percorsi, dobbiamo mettere le guide, dobbiamo metterci qualcosa, dobbiamo dare la possibilità a chi vuole fare sport di poterlo fare. Ok? Ci sono anche turismi di natura diversa, c'è il turismo enogastronomico, ma perché dappertutto riescono a farlo e noi no? Quindi cerchiamo di valorizzare quelle che sono le peculiarità gastroalimentari del nostro territorio e creiamo, magari proviamo a creare anche una cosa di questo tipo. Noi abbiamo la nocciola, abbiamo a mio avviso una qualità produzione dolciaria, che ne so, che ci riconoscono in tutto il territorio. Potremmo valorizzare, diciamo, queste piccole, queste peculiarità per cercare di fare anche questi diversi tipi di turismo, ritengo. Diciamo. Se mi posso permettere, la cosa importante è anche targettizzare il turismo, cioè nel senso trovare quei target necessari e raggiungerli con gli adeguati strumenti. Certo. Perché una persona che ha un camper e viene a Piazza Armerina, magari lo decide 6 mesi prima di passare da Piazza Armerina. Ma ti ho di quindi più. Bisogna intercettare la domanda ancora prima che... Ma perché non è... Allora, noi abbiamo anche, per esempio... Noi abbiamo un turismo scolastico innanzitutto, perché tutti quelli che vanno alla Via Romana sono tutti ragazzi, liceali, scuole medie e quant'altro. Noi potremmo avere per esempio delle forme di turismo religioso, per esempio, perché abbiamo tantissime cose da poter avere. Quindi diciamo, come ovviamente lui ci insegna, noi abbiamo
tanti tipi di turismo che richiedono ognuna delle sue, diciamo, esigenze, le sue tecniche di marketing in sostanza. Quindi il quadro penso che debba essere questo. Ma prima di tutto bisogna far conoscere Piazza Mirra. Ovviamente. Perché c'è tantissima gente che non conosce. E ti dico anche una cosa, la cosa internazionale. Sì, sì. Dobbiamo farla conoscere. Ma una delle cose, per esempio, abbastanza sconcertanti, poi ti ci porto uno di questi giorni, ma sicuramente ti sarà capitato. Se tu vai alla Villa Romana del Casale, cioè è incredibile come alla Villa Romana non esista un banner, una pubblicità, un catalogo di qualcosa che metta una foto del centro storico di Piazza Armerina, della cattedrale, del Museo Trigoria. Non c'è nulla di tutto questo. Cioè è come se la Villa Romana del Casale, che insiste sul territorio di Piazza Armerina, fosse una cosa che è da tutt'altra parte, che non c'entrasse nulla con Piazza Armerina. Questa è una cosa veramente incredibile. Allora, 4 anni fa avevo proposto di mettere dei cartelloni dal parcheggio fino all'ingresso della villa, ogni cartellone di quelli grandi, con dei monumenti di Piazza Armerina, tanto per fare vedere a chi viene a vedere la villa che vicino c'è una città che si chiama Piazza Armerina, che è un bellissimo centro storico. Però ha ragione lui, piazza devi... Saperla vendere, devi fare un'operazione di marketing importante, di comunicazione importante. Non c'è dubbio. No, perché 500.000 che vengono dalla villa, si sono tanti, ma in percentuale abbiamo un turismo fatto da studenti. Certo. Bisogna alzare il livello. Bisogna che la gente venga dagli Stati Uniti, venga in Sicilia e venga a Piazza Armerina per la Villa del Casale. E chi viene dagli Stati Uniti se noi creiamo le condizioni vengono a vederle. Abbiamo un operatore turistico che lavora con l'America e vengono e rimangono entusiasti gli americani a vedere. Col percorso enogastronomico, alzare il livello delle ristorazioni. Alzare il livello delle ristorazioni è fondamentale, per esempio. Non si può mangiare sempre le stesse cose. Bisogna che la gente impari a fornire al turista qualcosa di sia diverso. Avete una materia prima strepitosa, abbiamo una materia strepitosa in Sicilia. Dobbiamo saperla vendere, perché no? Queste sono cose che attraggono il turista. Oggi il turista di qualità, ripeto, turismo di massa, scordatevelo. Non ci sono le strutture, non c'è il mare, non c'è lo turismo di massa. C'è il turismo, si viene il Pullman, per la Villa del Casale se ne va. Allora, se di questi 500.000, ma 50.000 sono di altissimo livello, sono 50.000 gente che spende, e spende bene sul territorio, decollate. Decollano le attività, tutte le attività. Sì. Su 300.000 persone il 40% vengono con i propri mezzi, quindi solo la metà è turismo di massa. Tu devi alzare il livello, devi alzare il livello del turismo. Questo lo puoi fare facendo conoscere Piazza Armerina dappertutto, attraverso un sito costruito ad hoc, chiaramente, che va fatto e va presentato, dove chiunque deve... La gente deve poter dire, clicco mosaico, mi deve spuntare subito Piazza Armerina, non mi deve spuntare altro. Perché i mosaici questi sono, qua ci sono. E ci sono delle tecniche per ottenere questo. Sì che ci sono. Quindi sappiamo. Ma sì che ci sono, ma fanno questo, fanno. No, gente che siamo fa un mestiere. Cioè, ci sono grandissimi margini di miglioramento, credo. Io non voglio assolutamente criticare i lavori degli altri, assolutamente. Ognuno fa quello che può. Però margini di miglioramento ce ne sono. Per poter veramente in questi anni rilanciarlo questo territorio. Vedremo quello che succederà. Ok, bravo. Allora, ringraziamo il dottore Sanvirippo per questo impegno che ha preso nei riguardi della nostra comunità. E non a caso uso questo termine, perché credo che sia importante, Mauro l'ha usato tante volte in questi giorni. Molto. La parola comunità è sicuramente la parola più importante che sia stata detta in questi giorni, perché forse abbiamo nel tempo perso un pochettino l'idea, il senso della comunità. Lo dico e lo ridico in continuazione. E io noi dobbiamo, lo dico sempre, lo ridico sempre, noi dobbiamo riappropriarci sicuramente dei nostri luoghi, la nostra cultura, le nostre tradizioni, ma dobbiamo riappropriarci del nostro senso di stare insieme, il nostro senso di essere comunità. Questa è una cosa fondamentale che a Piazza probabilmente ha bisogno di essere recuperato, insomma. Questa è una cosa fondamentale, ma è una questione alla quale noi teniamo molto. Senso di comunità e l'orgoglio di essere piazzesi. E l'orgoglio di essere piazzesi, senz'altro. Grazie.